Ciao, sono Andrea Maderna, state ascoltando le cinepillole di Outcast, quelle poche che ancora ci impuntiamo a fare, nonostante il settore del cinema si stia accartocciando su se stesso, per segnalare magari qualche film che riusciamo a guardare in corrispondenza con le uscite e parlarvene. In questo caso vi parlo di Un divano a Tunisi, titolo internazionale Arab Blues, che è un film d'esordio. La regista si chiama Manel Labidi, una regista francese, e che è stato proiettato in vari spettacoli di anteprima durante l'estate in Italia, leggevo, che ha avuto un buon successo da quel punto di vista, diversi spettacoli esauriti, probabilmente anche questo ha convinto il distributore a giocarsela e a buttarla fuori nelle sale in questo momento in cui magari c'è anche più spazio. Infatti stavo guardando, è tutto sommato disponibile in una quantità dignitosa di sale in giro per l'Italia, magari più di quante ne avrebbe avuto in una situazione normale. Il film tra l'altro ha vinto il premio del pubblico al Festival di Venezia del 2019, quindi magari ce l'avete in una sala relativamente vicino a casa, magari volete armarvi di mascherina e andare a vederlo, o magari invece preferite appuntarvelo e aspettare che esca in streaming. Non so quanto debba accadere, sono andato a curiosare, ho visto che ha già una pagina su Chili, ma non ho la minima idea di che genere di finestra abbia prima dell'uscita sui servizi di streaming. Io comunque l'ho visto mesi fa, l'ho visto a febbraio, perché qua in Francia dove vivo è uscito a inizio anno. Effettivamente, col senno di poi, è uno degli ultimi film che ho visto in sala prima che chiudesse tutto, il penultimo, perché poi ho visto L'Uomo Invisibile e poi Tanti Saluti. Che cos'è? Allora, il film è ambientato a Tunisi, lo dice il titolo stesso, ha per protagonista Golshifteh Farahani, spero di aver pronunciato in maniera decente il nome, che è un'attrice iraniana che tra l'altro comunque ha anche una discreta carriera internazionale. Magari l'avete vista, non lo so, era in un paio di film recenti di Ridley Scott, era nell'ultimo Pirati dei Caraibi, era la compagna di Adam Driver in Patterson, insomma è apparsa di qua e di là, è un'attrice, devo dire, molto brava, soprattutto di grande carisma. Il film si regge in larghissima misura, trovo, sulle sue spalle. E cosa racconta? Racconta di questa donna che dopo aver vissuto per anni a Parigi, aver studiato là, torna a Tunisi, la sua città natale, e il suo desiderio è di aprire uno studio da psicoterapeuta per portare un po' questo tipo di attività in un posto dove non è esattamente presente, non è neanche probabilmente ben vista, e in cui ci sono altre difficoltà, nel senso, sì, c'è stata anche lì la primavera araba, ma insomma comunque il ruolo della donna è ancora difficoltoso sotto tanti punti di vista, ed è tra l'altro anche visto con, nel migliore dei casi, dubbio e sospetto, il concetto, l'idea di un uomo che si chiude in una stanza con una donna a parlare sul divano, immediatamente pensano che sia una donna che non vuole in realtà fare la psicoterapeuta, come dice, ma chissà che altro. Quindi insomma non è proprio una situazione ideale. Da lì si sviluppa una storia che appunto racconta delle sue difficoltà a portare avanti questa attività, dei sogni, desideri, ovviamente c'è, prova ad aprire una finestra sulle problematiche della gente del posto attraverso i pazienti che le si presentano e attraverso il fatto che poi alla fin fine finisce per avere un discreto successo. Parla delle difficoltà nel mettere in piedi un'impresa lavorativa da donna, che oltretutto ha vissuto all'estero e quindi viene vista come la traditrice che se n'è andata. C'è il rapporto con una ragazza più giovane
che viene utilizzato per parlare di sogni, desideri, di come le donne, anche giovani, affrontano la mentalità del posto. Insomma, ci sono tantissimi argomenti, non ultimo anche il fatto in generale si parla di malattie mentali e di come vengono vissute lì. Lo spunto interessante, anche simpatico, azzeccato, è il fatto che poi lei utilizzi il divano nel suo appartamento, il modo in cui si presenta la gente per provare questo nuovo, tra virgolette, servizio, eccetera. E il film cerca di mantenersi su questo tono un po' leggiadro quasi, che scivola e alterna momenti più da commedia, anche un po' bizzarra, con personaggi bizzarri che le si presentano in studio, e momenti più di tensione per i rischi che lei corre, e di dramma appunto per tutti i discorsi che ne vengono fuori. Ci sta come idea, secondo me il film, pur gradevolissimo, e magari un'occhiata se la merita, così per curiosità, per interesse sul tema, sul luogo, sulle difficoltà. Poi, tra l'altro, se lo guardate in lingua originale, è questa cosa che hanno spesso i film ambientati in quei territori, che i personaggi, come immagino faccia la gente lì, passano senza soluzioni di continuità dal francese all'arabo, e c'è questo continuo mescolarsi delle lingue che devo dire è sempre abbastanza affascinante. Ha il limite il film, secondo me, di non azzeccare completamente il tono, di essere a tratti un po' troppo leggero. Io apprezzo sempre i film che riescono ad essere leggeri, a mescolare un po' di umorismo al dramma, a infilarci quegli attimi di comicità che poi lo rendono, secondo me, più naturale. Cioè, spesso si dice: ma questo film vuole essere drammatico, però la butta anche sul ridere. Secondo me quella è una cosa molto normale, molto umana, che rende le cose più realistiche. Qui, secondo me, però, non funziona completamente il tono, non si trova sempre il giusto equilibrio, e trovo che a tratti ci sia addirittura una leggerezza eccessiva. Certi aspetti della faccenda, quelli più drammatici, quelli più complessi, le stesse patologie, malattie che hanno alcuni pazienti, vengono trattate in maniera veramente troppo leggera, che finisce per essere superficiale. E il pur apprezzabile tentativo di non finire nel patetico, nel dramma eccessivo, fa sì che poi si finisca per scivolare un po' nel buonismo, nella faciloneria. Sono forse un po' troppo critico per un film che comunque ho apprezzato, e che è assolutamente molto, molto gradevole, questo bel taglio agrodolce. Visivamente, devo dire, molto, molto curato, delle scelte estetiche che funzionano, e appunto merita anche solo per la protagonista, che è comunque, ripeto, un'attrice che magari noi occidentali, per così dire, tendiamo ad aver visto solo in ruoli secondari o minori, in grosse produzioni o anche medie produzioni tipo Patterson, americane, ma che qui invece ha un ruolo da protagonista, un ruolo di primo piano, e mostra di meritarselo, perché appunto si carica il film sulle spalle e lo porta avanti con grande personalità e grande carisma, e davvero buca lo schermo. Direi che è tutto. Non so se questi 7 minuti siano strettamente un consiglio di andarmelo a recuperare al cinema, con tutto che sono contento di averlo visto in sala quando ho avuto la possibilità, perché appunto anche a livello visivo è un film che ha delle cose interessanti da dire. Però sicuramente è un film che per una serata, diciamo, gradevole, leggera, senza però necessariamente staccare di tutto il cervello, come si suol dire, può meritare. Quindi magari appuntatevelo per quando dovesse uscire sui servizi di streaming. È tutto, grazie per l'ascolto, ciao!